Bene, gatto, tu non sognare. Oggi facciamo la pasta con le patate, la pasta di poveriate. Siccome il video già c'è e l'abbiamo fatto quando io le facevo così per giocare con il telefono vecchio, che sapete, tutto schiarito, tutto scoloroso e non si capisce niente. Oggi lo facciamo bello che si vede in chiaro con il camera mello potente. Allora, e prendiamo una cipolla e la facciamo piccola piccola, così. Questa è pasta di poverelle, nozza, palermitana, così. Dopo mettiamo una padella sopra, perché usiamo la padella sopra, non fare niente. Allora, e accendiamo il fuoco, così. E a partire da stiamo poi postando, ci mettiamo un po' di olio così il tempo che si riscalda e dopo che si sbocciano le patate, così due tre patate e si tagliano a dadine, facciamolo in questo modo, così possibilmente le patate devono essere tutto uguale, stesso po', così. La patata deve essere fresca, non è già bollita, perché il sapore cambia. E si fanno così, a dadì. Se si possono fare tutte d'una misura, è meglio ancora. Poi si passa con le patate, i poveri. Ecco, così. Facciamo così. Adesso mettiamo la cipolla sopra e facciamo rosolare la cipolla. E nel frattempo che rosola la cipolla, tagliamo le patate. Ora asciutiamo. Quando abbiamo tagliato tutte le patate, vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Quando la cipolla è tutta rosolata, mettiamo le patate così. Mettiamo le patate e le facciamo cuocere assieme alla cipolla, le facciamo riagganciare così. Vi ricordo che le patate non devono essere lesse. Nel senso non che uno ha letto il libro, lesse, o il cane, lesse, bollite, bollite. E ci mettiamo un po' di sale. E così, un po' di sale. Sempre prima mettere poco sale, perché a mettere che ci siamo, a togliere no, così. E si fanno un po'. E pepe che ce l'hanno regalato il signor Francesco e la signora Anna. Così. Mettiamo un po' di pepe. Ecco. A questo punto, quando rosolano, mettiamo un po' di acqua della pasta. Però se facciamo un po' di brodo di vegetale prima, è meglio, noi non l'abbiamo fatto e ci mettiamo l'acqua così. Andiamo a fare un po' di brodo di vegetale così. E facciamo cuocere le patate, che devono essere belle al dente le patate, non spatte. A questo punto dobbiamo cercare una boccina di zafferano e ci mettiamo poi lo zafferano. Asciutiamo perché la macchina ha ciccato. E ci vediamo dopo. E vi ricordo le magliette, la peppa e tutto il resto. Ci vediamo dopo, dopo, dopo. E allora, abbiamo messo qua lo zafferano. Guarda qua, guarda qua. Che abbiamo messo lo zafferano e un po' di prezzemolo, chi è che lo vuole mettere? Noi no, non ce ne mettiamo tanto perché non ci piace, che poi che si ascolta.
E vi ricordo sempre che il prezzemolo serve per il colore, non per dare sapore. Perché il prezzemolo è un'erba velenosa. Non so che veleno c'è, ma comunque è così. E ci mettiamo ancora un pochettino di acqua di pasta. Se fate il brodo, il vegetale, è meglio ancora. E facciamo cuocere queste patate che vi faccio vedere dopo la cottura. E ci mettiamo un coperchio, così, per fare cuocere queste patate. Ora io voglio salutare delle persone che ho scritto il nome per non sbagliare. E sono il signor Giuseppe Arrigò, Luisa Verna di Chieti, la signora Adriana, la signora Adriana, moglie del signor Domenico Trippodo di Lugano, che la signora si trova in ospedale che sta un pochettino male, e le facciamo tanta pronta guarigione, che si guarda il video assieme agli ammalati che guariscono ridendo e sorridendo. E il signore Eugenio Pizzomi di Genova, e questo signore pure deve subire un intervento all'ospedale. Guardate i video che vi fanno guarire. Salutiamo e una pronta guarigione. Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Ecco, le patate stanno per essere cotte, guardate così come che devono essere, vedete? Non devono essere mai bollite le patate, che devono essere crude, perché deve fare questo tipo di macco, no? Così. A questo punto che queste che mancano poco, che ci mettiamo un po' di olio d'oliva, così. Se manca poco, vedete, e ci mettiamo ancora mezzo mescolo di acqua o di brodo vegetale, quello che avete, vedete, già sono questi quasi cotti e siamo pronti per buttare la pasta. Dobbiamo fare cambio di fuoco, aspettiamo e ci vediamo dopo. E vi ricordo sempre le magliette, la tazza, le casse, insomma quelle che abbiamo fatto con YouTube, le peppe e tutte cose. Ci vediamo dopo! E allora, l'acqua bolle, bene qua. E le patate che sono pronte, vedete come devono essere, bella buona crema. Così, e buttiamo la pasta. Questa è pasta di poveria a domenica, mercoledì, quando è che si mangiava questo. Noi abbiamo i spaghetti, il pasta corta non ce n'è più. Allora, e buttiamo un po' di spaghetti, così, ce la mettiamo abbondante perché ce la mangiamo, no? Così. E quando è cotta la pasta, ci vediamo e vi faccio vedere ancora un passaggio. Assotiamo e ci vediamo dopo. E allora, la pasta è pronta e la possiamo scolare, così, vedete, questa è pasta di patate. Voi potete buttare il rigatone, le pennette, quella pasta che vi piace cotta. Noi non ce l'abbiamo, per esempio non ce ne mettiamo perché a noi non ci piace. Ecco qua, se la pasta è un pochettino asciutta, se la pasta era un pochettino asciutta, dipende sempre un po' di brodo vegetale o un po' di acqua di pasta, così. Vedete? E questa è pasta con le patate. Ci mettiamo noi un po' di acqua, così, per farla sciogliere. E un po' di olio d'oliva. Ora io che voglio dire, il signor Berlusconi, il signor Trump, con tutti i soldi che c'hanno, i meloni che c'hanno, questa pasta non se la possono mangiare, perché se no c'è, ma su poco che cosa ne fa? A pasta di poveria, a pasta di patate, e non sanno quello che si perdono con tutti i meloni che hanno. Adesso siamo pronti per impiattare.
Spegniamo il fuoco che già abbiamo spento, così. Vedete? Bella la pasta di patate, palermitana, pasta di poveriata, ma ce la mangiamo, no? Perché oggi siamo poveriata, siamo. La casa morì e Berlusconi, o Trump, però io non sapevano mangiare questa pasta. E non sanno quello che si perdono, signora me, non sanno quello che si perdono. Ecco qua. A questo punto ci mettiamo sempre un po' di patate sopra, perché dobbiamo fare la salsa. Ecco qua. Ecco qua, così. Vedete? Chi si è passa di patate? O signor Berlusconi se la può sognare con tutti i moloni che ha. Ecco qua. Questa la mettiamo qua. A questo punto la pasta è pronta e pisciata. Attenzione! Piatto sempre sistematello! Piatto sempre sistematello! Piatto sempre sistematello! E auguriamo ai signori che sono all'ospedale una pronta di guarigione. La pasta con le patate è pronta! È pesciata, tanta salute, lo sognaccio.